Allora, facciamo una prova, sperimentiamo una nuova serie di video, amici. Sono in macchina e siccome ultimamente sono spesso in macchina, approfitto di questo momento per fare qualche video, insomma, per rispondere alle vostre domande. Allora, scusate se non guardo in camera, ma non vogliamo fare incidenti. Una delle domande che mi avete fatto in molti riguarda la differenza tra lavorare per il cinema o per la televisione, per quanto riguarda ovviamente le colonne sonore. C'è una differenza sostanziale da molti punti di vista. Cerchiamo in questo breve viaggio che facciamo assieme di vederne alcuni. Io innanzitutto ho iniziato proprio fare questo lavoro, occuparmi di colonne sonore grazie alla televisione, insomma, grazie all'amico Carlo Gargioni che parecchi anni fa mi ha introdotto alla RT Mediaset per lavorare la loro Music Library. Cos'è la Music Library? È una libreria musicale a quale i tecnici, in questo caso Mediaset, accedono per prendere delle musiche che possono servire per commentare documentari, servizi televisivi, telegiornali, serie, insomma un po' di tutto. Sono quindi dei brani già pronti. Lavorare per le library è una cosa interessante perché è bella palestra, sicuramente. Qual è la differenza tra scrivere musica per library e scrivere musica per un film o una serie televisiva su misura, che appunto in un caso viene fatta su misura, in un altro no, ovvero si scrive della musica che è generica, che può andare bene per diversi tipi di immagini, quindi senza sincroni, senza avere nessuna immagine di riferimento se non un tema o un mood più generale. Questo ci dà sicuramente molta più libertà e ci consente di quindi farci le ossa sulla produzione musicale, però è anche vero che lavorando per le music library si è spesso non molto originali. Dico questo perché per avere speranze che il nostro brano poi venga utilizzato il più possibile dalla rete televisiva, è importante che il brano sia anche abbastanza anonimo, ovvero che non abbia troppi momenti memorabili, che stia bene in sottofondo. Quindi una volta vengono chiamati le musiche per le library sottofondi musicali e in realtà non è un nome sbagliato. Quindi uno dei metodi per lavorare per la televisione è creare musica per una music library o per quella direttamente della rete televisiva. La RAI ha una propria music library, la Mediaset ha una propria music library, oppure scrivere musiche per delle library esterne, e ce ne sono centinaia se non migliaia in tutto il mondo, sia in Italia che soprattutto negli Stati Uniti, e queste music library hanno bisogno sempre di molto materiale, insomma. Ripeto, lo scotto da pagare è che non si può alzare troppo la testa, bisogna lavorare un pochino essendo a metà tra l'originalità e il già sentito, perché spesso ti chiederanno le music library: ah, mi servirebbe un brano alla Morricone, mi serve un brano alla Hans Zimmer. Quindi si rischia di fare anche molti sound alike, quindi cose che suonano come lavori già fatti da altri compositori. Dal punto di vista creativo forse non è molto gratificante, però ripeto, oltre ad essere una buona palestra,
maestra, un modo per farsi le ossa, è un modo anche per guadagnare, sinceramente, perché innanzitutto ogni passaggio televisivo del brano che andiamo a fare porterà degli introiti di SIAE. Questi introiti sono più o meno alti a seconda della durata del brano, di quanto di quel brano viene sincronizzato in quella trasmissione, e a seconda della rete televisiva. La RAI e Mediaset pagano di più di altre reti, reti diciamo altre del digitale, per non parlare del satellitare, prendono molto meno, e dipende anche dalla fascia oraria di trasmissione. Una trasmissione in prime time su Rai 1 rende molto di più di una trasmissione che va in onda non so, alle 6 di mattina su Rai 3, ad esempio. E lo stesso discorso vale per la radio. Ci sono trasmissioni in radio che hanno bisogno di sottofondi e che viene pagata i diritti di autore a seconda della fascia oraria nella quale questa musica viene trasmessa e viene sincronizzata. Quindi è un buon metodo. Io conosco anche molti colleghi che lavorano quasi esclusivamente per le music library. Il consiglio generale è quello di che siano brani di quello, ovviamente sempre di estrema qualità, quindi utilizzate bene i suoni, mixati bene, perché mentre una volta, quando ho iniziato io a fare questo lavoro, ripeto, parecchi anni fa, non c'era ancora il digitale terrestre, non c'era il magari le apparecchiature di riproduzione o i televisori che ci sono adesso, quindi la qualità era sì importante, ma era un po' meno importante, anche perché quando si mixava bisognava comunque tenere presente che bisognava immaginare il suono di quel brano che usciva da la cassa dei televisori di qualche anno fa, quindi dalle casse piccole che hanno un suono sicuramente diverso. Quindi ad esempio mi si consigliava quando mixavo dei brani per le music library, ripeto, ma parecchi anni fa, di mixarli, provare che effetto facesse ascoltarli a volume molto basso, quindi sparivano delle frequenze che chiaramente per il brano erano inutili. Insomma, adesso è tutto molto cambiato perché la qualità è estrema, sia della trasmissione che degli amplificatori dei televisori che abbiamo normalmente a casa, anche quelli di fascia di prezzo più bassa. Di conseguenza dobbiamo prestare maggiore attenzione a quello che andiamo a mixare, come se stessimo proprio in una sala cinema, insomma. Per avere più speranze di avere il nostro brano sincronizzato in più trasmissioni possibili, il consiglio è di far sì che il brano funzioni a diversi tagli. Cioè, se il brano totale di 3 minuti, dobbiamo far sì che il brano abbia possibilità di essere tagliato e ricucito in maniera credibile, senza che si senta che ci sia stato un taglio, anche in una versione da 1 minuto o addirittura da 30 secondi, insomma. Quindi bisogna stare attenti a non avere cambi di armonie che siano troppo si fanno troppo notare, cambi di tempo, figuriamoci, sono brani che devono possibilmente avere un tempo costante, non devono esserci strumenti che emergono troppo in confronto agli altri, l'uso delle voci, anche se a livello squisitamente melodico, è per lo più sconsigliato, perché va a interferire spesso con il parlato, quindi anche quello cerchiamo di evitarlo. E ripeto, il brano che sia tagliabile e proponibile in diversi tagli, perché il music editor o comunque poi chi si occupa del montaggio poi dovrà fare questi tagli, oppure in alcuni casi ci verrà chiesto
a noi a priori di proporre il brano con già tagliato in questa maniera, insomma. Quindi sto guardando se passano altre macchine per poter passare io nel frattempo, non è che sono impazzito. E quindi ecco il brano che venga tagliato nella maniera migliore possibile. Io preferisco quando mi chiedono già a priori i dettagli, perché posso realizzarli direttamente da Cubase o da metronomo, insomma, mentre quando diamo il brano già completo spesso i tagli che vengono fatti non sono proprio il massimo, vengono un po' sacrificati, insomma. Lavorare per il Music Library, ripeto, è una cosa che io ho fatto, ogni tanto faccio ancora, e è un modo per tenersi occupati tra un lavoro e l'altro, anche per in alcuni casi per sperimentare perché no, delle soluzioni che sono particolari, quindi per poter imparare a suonare, a utilizzare meglio uno strumento, un Virtual Instrument che abbiamo comprato da poco. Sperimentare, creare brani per la Music Library ci consente di farlo. Oltretutto è una cosa che uno può fare senza l'ansia del sync, e quindi anche di conseguenza senza l'ansia di dover consegnare il lavoro per una data precisa. Io posso lavorare, ripeto, alla Music Library con tempi molto rilassati. Vale il discorso che per guadagnare da questo sistema devo produrre una quantità di brani che è incredibile, perché molti brani possono essere bellissimi, possono essere accettati dalla library per la quale lavoro, però possono non venire mai messi in onda per i motivi più vari, insomma, possono finire nel dimenticatoio. Quindi rischio di lavorare molte ore a una cosa che poi non mi renderà niente. Anche per questo vale la differenza tra Music Library e Music Library, ovvero alcune in cambio del brano, della possibilità di utilizzo del master, non ti offrono niente in cambio, se non appunto la presenza nella library stessa. Altre library invece ti danno pagano una cifra simbolica che potrebbe essere 100, 200, 300 euro per ogni brano, più la possibilità che questo venga remunerato da diritti d'autore laddove venga preso per un venga sincronizzato, o addirittura preso per uno spot, perché in alcuni casi può esserci anche quella possibilità, insomma. Esistono anche delle music library che sono, diciamo, più avanzate e anche magari più corrette nei confronti dei compositori, e queste music library offrono non solo una cifra per il brano che uno compone, ma anche delle risorse per registrarlo il brano, ovvero ti viene detto: ok, il progetto, precedetemi un progetto, e in questo progetto vieni pagato non solo per la composizione, ma anche ti vengono offerti dei soldi per registrare il brano, quindi per poi pagare i musicisti, per avere un quartetto d'archi magari. In altri casi è tutto il costo ricade sul compositore, che si prende anche il rischio di impresa. Quindi tu puoi lavorare giorni su un brano, spendere per lo studio di registrazione per i musicisti, e poi questo brano magari non ti rende niente, perché sì, ti viene preso dalla Music Library, però non viene sincronizzato. Quindi sono dei rischi che uno corre, insomma. Altri consigli, vediamo, che nel frattempo sono in attesa di fare benzina. Altri consigli che mi vengono in mente per le Music Library: sicuramente tenere d'occhio le ultime produzioni, perché se un film ha successo tutti ti chiederanno il brani simili al suono di quel film, quindi molto spesso viene chiesto Hans Zimmer, ad esempio, quindi tenersi molto aggiornati, avere un suono che non sia molto personale,
delle volte aiuta, al contrario di quanto avviene in altri casi, insomma. E questo è il discorso orientativamente alle music library. Ne trovate centinaia, alcune sono più famose, altre meno, e alcuni brani, se siete molto fortunati, possono finire anche nei trailer dei film, e lì sono anche dei bei soldi che arrivano, sinceramente. L'altra opportunità che avete è invece quella di venire chiamati per lavorare non a brani generici, ma a un film TV o a un una serie televisiva direttamente dalla rete. A quel punto il lavoro è un po' ibrido, ovvero è a metà tra la music library e il film scoring, insomma, quello che avviene quando uno fa la musica per un film in sincrono, perché molte parti vengono fatte appunto sincronizzando, e invece molte altre vengono fatte in modi library. Io, per un lavoro che ho fatto alla RAI qualche anno fa, ho realizzato parte dei brani in sincrono e parte dei brani invece sono stati sfruttati come music library. Continuo fra un secondo. Ovviamente il contratto per un lavoro del genere è differente, perché vieni retribuito per la composizione, di solito è la rete che si occupa della registrazione delle musiche, quindi di pagare l'orchestra e tutto quanto, e poi ovviamente si viene retribuiti tanto più quanto più il brano viene trasmesso, va in onda, insomma. Quindi se viene utilizzato per molte puntate della serie, o se viene utilizzato anche per le stagioni successive alla serie, ogni volta che il brano viene messo in onda si viene retribuiti, in questo caso dalla SIAE, quindi sono gli introiti così chiamati secondari, che poi secondari non sono, perché spesso sono più alti di quanto si viene retribuiti per il premio partitura, che è la cifra che dà contratto, la rete, l'azienda ti versa per scrivere la musica, insomma. Per quanto riguarda avvisi sulle library in generale, attenzione a quelli che a priori non offrono niente per il master, insomma, perché anch'io domani potrei aprire una library, dire a tutti i compositori: sì, mandatemi le vostre musiche, quindi più ne ho meglio è, da offrire poi ai vari canali televisivi. Però se io ho 1 milione di brani in library, è chiaro che molto spesso molti di questi non andranno mai in onda, perché si disperdono nel mare magno, insomma. Meglio lavorare con library che selezionano con attenzione e poi lavorano per far fruttare, insomma, questi brani, e quindi anche in particolar modo con le library che investono anche un minimo di budget per far registrare i brani, o pagano un pochino i compositori. È chiaro che se lavorano così devono selezionare in maniera più attenta i compositori, vuol dire che i brani li fanno fruttare fino all'ultimo, perché il rischio di impresa non è tutto del compositore, ma è anche della library stessa. Quindi avranno loro interesse massimo nel far fruttare il più possibile ogni singolo brano, sennò il rischio è di passare la vita a scrivere brani più o meno generici, che poi magari ci potranno servire anche come demo o provini per altre cose, per far ascoltare le nostre capacità, però questi brani poi potrebbero non venire mai messi in onda. E capita spesso, mi è capitato di lavorare per alcune library, quindi per realizzare CD interi, che non hanno fruttato di SIAE quasi niente, insomma. Quindi un lavoro, sì, è stata una buona palestra, ma alla fine è tutto inutile. Se devo fare palestra, allora tanto vale che mi dedico a composizioni di musica assoluta,
no? Slegata da ogni scopo, da ogni fine commerciale o pubblicitario, insomma. Vediamo altri avvisi che mi vengono in mente per quanto riguarda la televisione. Bisogna considerare che chiaramente è una forma d'arte anche molto evoluta, ma in particolare quella italiana, anche se adesso si sta tirando un po' sulla testa anche nel confronto delle serie estere, però in Italia diciamo siamo comunque legati a un certo suono che è un po' diciamo tradizionale italiano, quindi molte serie si assomigliano anche come sonorità, e anzi viene richiesto di non spesso di distaccarsi troppo da quello che è stato fatto fino ad oggi, mentre le serie televisive americane, che spesso hanno il vantaggio di tirare su l'asticella delle originalità e quindi anche del suono, del sound, ti danno molte più possibilità di essere creativi e di proporre soluzioni nuove, alternative. Sta muovendo un pochino la telecamera, che è stata con dei dossi, spero che riuscire a stabilizzare dopo l'immagine in post produzione, vediamo che succede. Sì, quindi poi il massimo sarebbe lavorare per le serie estere. Ho sentito delle cose bellissime, pensiamo a Utopia, che non sono la tutta elettronica, ma è che è veramente geniale, oppure non lo so, Fargo, che ho trovato molto bella, quella di Hannibal, lo stesso, cose che insomma, da noi si sentono un po' pochino. Se possibile, anche, sia che lavorate per serie televisive che per music library, utilizzate il più possibile strumenti veri, quindi musicisti veri, perché i virtual instrument sono alla portata di tutti, insomma, mentre mettere anche un solo strumento vero, un solo musicista che suona un flauto, un violoncello, cambia totalmente il suono e vi fa elevare sulla massa, insomma, dei compositori. Quindi anche lì, quando si scelgono dei brani da sincronizzare in un progetto, spesso lo si fa anche molto in fretta, quindi gli ascolti vengono fatti anche molto rapidamente. Sentire lo strumento vero, una cosa particolare, può far pendere l'orecchio del montatore verso il vostro brano più che verso quello di un altro che ha utilizzato, diciamo, solo strumenti virtuali. Per le music library consiglio di fare attenzione al come titolate i brani, per due motivi. Uno, perché un brano facile da ricordare come titolo, breve e facile da trascrivere, rende più semplici le operazioni di riconoscimento anche da parte di chi compila poi bordereau, che non sono bordereau ma sono cose simili ai bordereau. Quindi avere un titolo, se si lavora per l'Italia, un titolo in inglese lunghissimo, complicato, con gli apostrofi o cose strane, insomma, rende meno pratica la prassi di registrazione, quindi anche il fatto che poi ci arrivi il dovuto per la sincronizzazione di quel brano. Quindi titoli semplici, se lavorate per l'Italia, possibilmente in italiano, magari addirittura di una parola il titolo, se fate ancora prima. E questi titoli che siano davvero esplicativi, cioè se state facendo una serie di brani e state immaginando un brano per una scena in notturna, chiamatelo Dramma a mezzanotte, che è un titolo demenziale, ma è assolutamente funzionale, perché spesso spiega molto più della musica qual era l'intento.
mi è capitato di riuscire a sincronizzare e a vendere, tra virgolette, tutta una serie di brani, proprio perché il titolo era molto più efficace in realtà del brano stesso, però rendeva benissimo l'idea. C'è un libro che ho letto ultimamente, che magari poi vi metterò il link nella descrizione di questo video, che si chiama Superonda. Il sottotitolo è Storia segreta della musica italiana, mi sembra. L'autore è Valerio Mattioli, mi sembra. Insomma, poi vi metto il link. Libro molto bello, che parla di tutto il sound italiano, e un capitolo dedicato alla storia delle music library italiane, ma dagli anni 60 in poi, perché non pensiamo che sia una cosa, un'invenzione recente, cioè venivano pubblicati dischi di music library, ma in vinile, e molti dei grandissimi compositori che hanno fatto grande la musica da film italiano hanno lavorato per le music library, e all'estero sono famosissimi queste collezioni di suoni, perché sono in molti casi la possibilità che aveva il compositore di sperimentare davvero e di vendere questi brani grazie appunto al titolo. Poi uno faceva una composizione dodecafonica, però la chiamava Rivoluzione studentesca. Effettivamente il brano, che era un brano di anche elevato culturalmente, ma che poteva funzionare in un contesto di un servizio televisivo dedicato alla rivoluzione, alle proteste degli studenti, insomma, si riusciva a far passare la musica sperimentale e dodecafonica per una via che tutto sommato era commerciale, insomma. E tuttora questo, diciamo, avviene un po' meno, però è una cosa che si può tentare, quindi occhio a come etichettiamo i brani. Diffidiamo un po' dalle library che ci chiedono, che ci offrono, soprattutto quelle americane, la rititolazione, cioè ti chiedono: sì, tu dammi tutti i brani che hai, li voglio però in esclusiva, perché c'è anche questa differenziazione. Alcune library ti consentono di mettere i tuoi brani sia nella loro library che in altre, quindi si firmano dei contratti di non esclusiva, loro possono rivendere a loro volta e tu sei libero di offrire questo servizio, questa stessa canzone, più library. Altre ti chiedono l'esclusiva, e per aggirare il problema dell'esclusiva ti dicono: guarda, io questo brano lo rideposito, lo stesso identico brano con un altro nome, così possono avere l'esclusiva sul titolo. Questa è una cosa, oltretutto, penso sia proprio illegale per la prassi della CIA italiana. Beh, comunque no, indipendentemente non è corretta, perché poi potrebbe essere che il tuo brano viene venduto in licenza da una library a 100 euro e da un'altra library a, non lo so, a 3 sterline. Quindi è poco serio e poco professionale, anche eticamente, come cosa. Quindi io eviterei quel tipo magari di library che ti offrono la rititolazione. Occhio alla monetizzazione su YouTube, questa è una cosa importante, perché spesso alcune library ti dicono: guarda, concedimi la possibilità di monetizzare la tua musica su YouTube, così ogni volta che qualcuno utilizza il tuo brano su YouTube arrivano soldi sia a me library sia a te autore. Evitate questa prassi, perché i soldi che arrivano, qualcosa arriva, ma è poco, insomma, è poco più di quello dello streaming su Spotify oppure su Apple Music o Amazon, quello che volete. Però crea un problema, ovvero se poi vendete quel brano a un cliente che lo utilizza per una pubblicità, e questa pubblicità il cliente giustamente la mette su YouTube, arriverà al cliente stesso che ha messo il brano su YouTube una notifica dal network che dice: guarda, questo brano
non è possibilità di utilizzarlo perché c'è una monetizzazione, oppure viene messa una pubblicità ulteriore sopra, sopra la stessa pubblicità o sopra il video. Questo perché qualche library ti ha chiesto la possibilità di monetizzarlo su YouTube. Quindi evitatelo, perché quello è magari poco serio, poco professionale. Vi trovate con il cliente che vi chiama al telefono urlando e dice: guarda, il brano che mi ha venduto in utilizzo, dicono che YouTube dice che non posso utilizzarlo. Poi vai a spiegare tutti i meccanismi, insomma, ci creiamo della cattiva pubblicità, della quale magari non abbiamo bisogno. La domanda è se mi piace lavorare per la televisione. Io ultimamente sto selezionando molto i miei lavori perché sono ho in mente un certo mio suono. La domanda è: il medium per me è indifferente, laddove mi viene data la possibilità però di non svilire o mascherare la mia musica, cioè laddove il fine che giustifica i mezzi mi consente di portare avanti un mio discorso musicale, perché molte volte ti viene chiesto un tipo di suono che magari non è il tuo, serve per quel progetto quella specifica caratteristica, e questo ci è poco utile magari, perché va a deturpare la nostra personalità, il nostro suono, deturpare, mi piace come termine, sì, diciamo deturpare o svilire, insomma, quello che volete. Quindi ci rende più generici, più mediocri e forse meno personali, mentre quando lavorate a un progetto cinematografico più specifico, non che nel cinema non avvenga questo, però forse avviene meno spesso, perché nella televisione si cerca un po' più il già sentito, perché per sua definizione la televisione ha un carattere un po' più commerciale di quanto possa essere il cinema, che può essere molto commerciale o anche no, insomma. Quindi sì, da un certo punto di vista bisogna stare attenti a che tipo di lavori si scelgono. Dall'altro punto di vista dà molta più popolarità, perché così, perché al cinema non vanno tutti, non tutti comprano il biglietto o hanno tempo per la serata libera, ma la televisione più o meno dico ancora lo guardano tutti. Quindi mi è capitato di non dover spiegare il mio lavoro alle persone che lo hanno guardato in televisione, mentre per dei progetti molto più belli, molto più ambiziosi, molto più artisticamente curati, interessanti, che ho fatto per il cinema, mi è capitato di dover spiegare che il lavoro facessi a delle persone, perché non avevo mai sentito quel film che magari non era uscito in Italia, insomma, oppure aveva avuto una distribuzione molto limitata. La televisione sì, ci rende, è il nazional popolare, insomma, quale non si sputa, perché va benissimo e ci deve essere il nazional popolare. Il nazional popolare, se fatto bene, ben venga. Pensiamo a serie come, solo per parlare della Rai, Montalbano, oppure La mafia uccide solo d'estate, anche cose più leggere, insomma, L'ispettore Coliandro, sì. Molte serie sono fatte bene, dove la musica è fatta bene, dove la musica è curata e dove c'è un bel lavoro di squadra tra registi e compositore, e altre serie magari meno, dove il lavoro è più da music library che da approccio cinematografico, insomma. Quindi generalizzare è sbagliato, però il mio consiglio è: se volete lavorare e mantenere una personalità, se avete questo interesse, cercate progetti nel quale vi si consente di proporre soluzioni e dove non si è schiavi del progetto, perché molte volte si rischia questo anche nel cinema, cioè di essere schiavi
del produttore o del regista che ti tengono in ostaggio te la musica, metti in ostaggio, viene retribuito per questo, però artisticamente non ti viene consentito di esprimerti, insomma. Esistono le vie di mezzo, e siccome esistono, cerchiamole, percorriamole, queste lunghissime vie di mezzo, sono poetico come questa strada che sto facendo adesso, c'è un semaforo verde in questo istante. Quindi, niente, questa chiacchierata, spero di... voi mi avete tenuto compagnia perché ho evitato di annoiarmi in questo breve viaggio. Se avete altre domande, come sempre, fatele possibilmente sulla mia pagina Facebook, che è facebook.com/Christian Sensini, e vi chiedo di farlo lì, perché altrimenti tra mail, domande fatte su YouTube o altrove o altri canali eccetera eccetera, rischio di dimenticarmi poi di rispondere. Questo penso di aver detto tutto, molto, per quello che riguarda la mia personale esperienza con la musica per la televisione e la musica per Music Library, insomma, musica che viene comunque utilizzata a livello televisivo. Ah, poi, breve parentesi, musica della pubblicità, la quale io non mi occupo moltissimo, anche se la faccio, l'ho fatta, però non mi ritengo un esperto. Brani che scriviamo per le Music Library possono essere poi licenziati dalla Music Library stessa, ad esempio a delle agenzie che realizzano pubblicità. Allora lì in effetti ci sono dei bei introiti, anche perché dipende sempre dal contratto che firmate. Dovremmo fare un video che riguarda i contratti, però dovreste contattare bene con la Music Library cosa a voi vi entra ogni volta che vi licenziate il brano. Io di solito chiedo un qualcosa come almeno un 50% delle licenze che loro vendono. Ad esempio, se il mio brano, la Music Library Pinco Pallino Music International.com, lo licenzia alla Nike per una campagna pubblicitaria, quindi si parla di tanti soldi, di molti soldi, giusto che la Music Library, che ha fatto il lavoro di riuscire a vendere il brano alla Nike, prenda molto, quindi la metà almeno di questo di questa licenza. Però è soprattutto giusto che al compositore vada l'altra metà, insomma. Quindi in quel caso non si parla di diritto d'autore, ma i diritti connessi, quindi il diritto della licenza. Quindi occhio a cosa firmate, perché delle Music Library ti dicono: sì, io ti do 100 euro per l'acquisizione del master di questo brano, tutti maledetti subito, e poi loro guadagnano magari 40.000 euro per licenziare quello stesso brano per una campagna pubblicitaria. È tutto lecito, tutto ovvio, laddove abbiamo letto con calma e con attenzione il contratto che abbiamo firmato. Poi molto spesso questi contratti sono in inglese, quindi vi consiglio di macinare bene almeno l'inglese letto, voi siete in grado di proporre delle modifiche al contratto, o semplicemente di non accettare i contratti con quella determinata library. Mi è capitato spessissimo di rifiutare contratti con delle library perché avevano dei punti oscuri, insomma, che andavano a detrimento del economico e anche della professione stessa, del ruolo del compositore, comunque un artigiano. Mi è venuta in mente un'ultimissima cosa da dire, la chiusura l'avevo fatta ormai 20 minuti fa. Un'ultima cosa da dire a proposito dei contratti: beh, fateci attenzione, leggeteli bene, non abbiate paura a proporre le vostre. Ah, ecco, una cosa importante che sì, ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, mi capita di lavorare soprattutto con Music Library che non pretendono i brani in esclusiva, perché io così posso
presentare tonnellate di brani durante gli anni, quindi sono anche in aumento di anno in anno, a molte music library, quindi avere magari meno brani però proposti a più music library, e questo mi consente di avere più possibilità che il brano venga licenziato, perché essendo presente in più librerie, ci sono più possibilità che questo venga utilizzato nella maniera adeguata. Le music library più serie richiedono i brani in esclusiva, perché i loro clienti, che sono i clienti di fascia alta, pretendono che i brani siano esclusivi, cioè non vogliono che lo stesso brano sia stato utilizzato nella campagna magari di una ditta avversaria che magari fa lo stesso prodotto, dico così, ipoteticamente. Però è una mia scelta, perché questo mi consente di non rischiare troppo, perché quando offro il brano in esclusiva il brano rimane lì bloccato. E anche questa è una cosa importante, è lo stesso discorso che avviene con gli editori, perché molte music library sono anche editori, e quindi quel brano, una volta che è concesso in a una library, a un editore, comunque rimane là, loro decidono cosa farne, insomma, tu non ne puoi più disporre così liberamente come potevi farlo prima. Io preferisco disporre dei miei brani come voglio e quando voglio, e offrirli quindi in esclusiva a più library. Questo è utile anche perché in questi miei archivi, che poi offro alle persone con le quali collaboro in questo contesto, in questo senso, scusate, ci finisco anche un sacco di demo che ho fatto, o brani rifiutati da alcune colonne sonore. Quindi sono magari brani fatti molto bene che però finirebbero nel mio cassetto. Io, più che lasciarli lì, preferisco darli a delle library, ripeto, non esclusiva, perché poi potrei riutilizzarli comunque per qualche film o per qualche piccola pubblicità, e spesso è capitato. C'era un mio insegnante in conservatorio di composizione che diceva: anche quel temino di 4 battute che vi avanza, non sapevate dove metterlo, tenetelo da parte e pronto a essere utilizzato, perché la musica è come il maiale e non si butta via niente, insomma. Questa bella massima, vi saluto, spero che non abbiate avuto mal di macchina. Io di solito lo ho anche quando guido, spero che il video si veda sufficientemente bene. Se questo esperimento della camera car funziona e vi piace, mi capita ultimamente di essere un po' più spesso in macchina, quindi posso realizzare diversi video con più continuità, insomma. Ok? Ciao a tutti, prossimo video.